pienamente meritato questo trofeo, questo titolo. Complimenti, auguri per il futuro. Quella seconda parata, nell'ultimo rigore, ha reso felici milioni di persone, non soltanto in Italia. Complimenti e grazie. Oggi siete voi a essere entrati nella storia, con i vostri sprint, i vostri servizi, i vostri gol, le vostre parate. Dove stai? E che parate? Grazie. Buonasera dal TG1, nella nostra copertina curata da Marco Valerio Loprete e Angelo Tocci, le ultime 24 ore da brivido con i festeggiamenti per il successo della nostra nazionale agli europei di calcio che abbiamo seguito insieme in diretta per gran parte del pomeriggio. La squadra ricevuta prima al Quirinale dal presidente Mattarella, poi a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi, il pullman scoperto con a bordo gli azzurri e la coppa, è ancora per le strade del centro di Roma. Ecco, state vedendo le immagini che in questo momento ci propone la regia, immagini che appunto arrivano in diretta dal centro della capitale. Cominciamo così il racconto di questa giornata con la documentazione del grazie dei romani, degli italiani alla nazionale di calcio che ieri ha conquistato il titolo di campione d'Europa. Un pullman scoperto, lo vedete in questo momento, come dicevamo, partito poco fa da Palazzo Chigi per rendere, se possibile, il legame tra la nazionale e la nazione non solo un fatto simbolico, ma qualcosa di fisico, di tattile, ben voglia di dire, qualcosa insomma che è fatto di sorrisi, di saluti, di sguardi scambiati, di applausi e di cori. Una partita lunghissima, quella con l'Inghilterra, decisa ai rigori, così gli azzurri sono diventati appunto campioni d'Europa. Giorgia Cardinaletti. Anche Federico Chiesa ha lo stesso desiderio. Viene ripreso dalle telecamere mentre attiva il comando vocale del cellulare e urla: chiama mamma. Ma la guardano ammirati. È il sogno, all'inizio impensabile, è diventato piano piano realtà. Una realtà che lascia spazio all'orgoglio. La festa è proseguita per tutta la notte sull'aereo che ha riportato la nazionale a Roma. Nessuno ha dormito, tutti a coccolare la coppa appena vinta. Cristina Clementi. Fratelli d'Italia, l'Italia se testa. Una notte magica e mille modi per festeggiarla, l'euforia della nazionale è un filo azzurro che lega Wembley a Roma. Quando i campioni d'Europa atterrano a Fiumicino e alzano il trofeo davanti ai tifosi, It's coming Rome. Dai, è aperto! Basta! Sì! Sui social è un tripudio di scatti, la coppa dei sogni è realtà. Stretta nel letto fra i baluardi della difesa, forse è l'unica che è riuscita a dormire. Mattarella celebrando, gli atleti in diretta. Nadia Zikowski. Sì,
sì, è stato un pomeriggio particolare quello di oggi al Quirinale per gli atleti che hanno partecipato, per un pomeriggio di ringraziamento per loro, per il presidente del CONI Malagò, per i presidenti delle due federazioni del tennis e del calcio da parte del capo dello Stato che, come sapete, è rientrato ieri sera molto tardi da Wembley. Non vi posso ringraziare tutti ad uno, ha detto il capo dello Stato, quasi scusandosi con la platea degli sportivi, che però tra gli altri ha voluto citare Gianluca Vialli quale migliore interprete delle emotività e dei sentimenti che, ha detto, tutti noi avvertivamo. Allora vediamolo insieme questo pomeriggio insolito qui al Quirinale nelle immagini del servizio che vi abbiamo preparato. Siamo noi, siamo noi, siamo noi. L'allegria dei 26 campioni d'Europa entra al Quirinale, diventa una foto di gruppo colorata, un momento di divertimento anche per Mattarella, che ha voluto questo incontro ancora prima di sapere come sarebbe finita la domenica più intensa dello sport italiano, per ringraziare la nazionale e Matteo Berrettini. Una festa fatta di sorrisi e applausi nel rispetto delle regole, con tanto di regali. Il capo dello Stato riceve una racchetta da tennis, la maglietta della nazionale con tutte le firme dei giocatori e il numero 10, mentre Insigne la rivendica scherzando in platea. Avete manifestato il legame comune che vi ha unito, cioè armonia di squadra tra di voi e nel gioco. Questo ha reso il senso dello sport. C'è un ricordo che il capo dello Stato condivide con la squadra, quello di Davide Astori, e fra i sorrisi si fanno spazio anche le lacrime. Che è sempre presente nei nostri pensieri, nel cuore di quello conosciuto. Ed anche nei giovani che hanno sentito parlare di lui. Per lui, per Mancini, emozionato durante tutta la cerimonia, c'è un ringraziamento particolare. Avete vinto esprimendo un magnifico gioco. Non è il giorno adatto ai discorsi, dice Mattarella, è il giorno degli applausi. La vostra vittoria è ampiamente meritata, oltre i rigori, ma è lì, confessa, che la tensione si è sciolta davvero. Quella seconda parata, nell'ultimo rigore, ha reso felici milioni di persone, non soltanto in Italia. E questo pomeriggio di celebrazione dei nostri atleti è proseguito a Palazzo Chigi, dove sono stati ricevuti dal Presidente del Consiglio. I vostri successi, ha detto Draghi, sono stati straordinari, avete rafforzato in tutti noi il senso di appartenenza. Siamo orgogliosi, insomma, di essere uniti in nome dell'Italia e, aggiunto il Presidente del Consiglio, ci avete messo al centro dell'Europa. Ma andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Mario De Pizzo. Ci avete fatto muovere, gioire, abbracciare, ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi agli atleti della Nazionale di Atletica Leggera Under 23, a quelli della Nazionale di Calcio e a Matteo Berrettini. Ha celebrato i loro successi nel cortile di Palazzo Chigi, in una cerimonia alla quale hanno preso parte molti ministri, e Mario Draghi ha sottolineato il valore della coesione sociale. Lo sport è uno strumento di unità per il paese, ma allora ripercorriamo questa cerimonia con te, Bovi. Alza la coppa in piazza con i nostri giocatori, il Presidente del Consiglio Draghi, che esce da Palazzo Chigi per accogliere la nazionale al suo arrivo. Tutto attorno esplode la gioia dei tifosi, mentre il Premier accompagna i nostri giocatori all'interno del palazzo. Ci avete messo al centro dell'Europa, dice durante la cerimonia, ai calciatori, al tennista Matteo Berrettini, finalista Wimbledon, alla squadra Under 23 di atletica leggera. I vostri successi, afferma, sono stati straordinari. Ci avete fatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare. Con i vostri sprint, i vostri servizi, i vostri gol, le vostre parate. Dove stai? E che parate? Grazie. Con lo spirito di squadra e il gioco di squadra forgiati dal commissario tecnico Roberto Mancini. Con i vostri sforzi, i vostri sacrifici, penso tra l'altro alle lacrime di Leonardo Spinazzola. Ed è tutto il paese che si stringe attorno ai successi azzurri, perché lo sport, sottolinea il Premier, segna in modo indelebile la storia delle nazioni. E voi, aggiunge rivolto agli atleti, ne siete parte, ci avete reso orgogliosi di essere uniti in nome dell'Italia. È sull'importanza simbolica e sociale dello sport che il Premier insiste, settore su cui il governo ha intenzione di investire, assicura. Lo sport insegna, unisce, fa sognare, è un grande ascensore sociale, è un argine al razzismo, è uno strumento di coesione, soprattutto in periodi difficili,
come quello che abbiamo vissuto. Abbiamo tanta voglia di vivere altre notti magiche, conclude il Premier facendo suoi auguri agli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo quest'estate. Dopo aver lasciato Palazzo Chigi, il bagno di folla per gli azzurri campioni d'Europa che hanno attraversato le vie di Roma a bordo del pullman scoperto. Giuseppe Lavenia. Tutti abbracciati come in campo prima della finale, gli eroi di Wembley esultano sul pullman scoperto. Attraversano il cuore di Roma con la Coppa in bella mostra, un fiume tricolore rende omaggio ai campioni d'Europa. Bandiere e telefonini in mano, tutti a caccia dello scatto da conservare. Siamo felicissimi, siamo voluti venire qua a rendere omaggio a loro perché ci hanno dato una felicità immensa. Dai luoghi delle istituzioni, Quirinale, Palazzo Chigi, a Via del Corso, Via Nazionale, Piazza Colonna, l'auto della polizia che fa da staffetta è costretta ad usare le sirene per aprire un varco tra la folla. La gioia ci voleva dopo tutto questo periodo di angoscia un po' per tutti. Speriamo possa dare speranza a tutti quanti, insomma, ci voleva. È una gioia incontenibile a salutare la conquista del trofeo. Due ali di folla accompagnano il passaggio del pullman, Chiellini e compagni urlano e cantano, e l'abbraccio travolgente con chi li ha sostenuti sino all'ultimo rigore. Gli inglesi ci hanno perso, davvero ci hanno dato contro, ma noi siamo riusciti ad andare avanti. Davvero con grande classe e testa alta l'Italia ha vinto questi europei. Allora, il pullman scoperto continua il suo tour per le vie di Roma, quindi continuiamo a vedere in diretta le immagini che ci propone la regia, pullman scoperto con appunto i nostri azzurri a bordo, partito da Palazzo Chigi, in questo momento in giro per le vie del centro di Roma insieme ai giocatori della nazionale di calcio, naturalmente la coppa, quella coppa che simboleggia la voglia di riscatto di un intero paese, il desiderio di identità e di comunità di un'intera nazione. E abbiamo visto, continuiamo a vedere dalle immagini che ci arriva in diretta, anche tanta gente che si è intanto assiepata per le vie del centro di Roma proprio per salutare gli azzurri. È un'iniziativa che, diciamo anche subito, l'abbiamo detto anche durante la diretta nel pomeriggio, hanno voluto fortemente i giocatori della nazionale di calcio italiana. Molti di loro avevano proprio chiesto di poter fare un bagno di folla per poter ringraziare gli italiani del calore che hanno dimostrato loro in queste giornate. Ed ora la politica, torniamo in diretta.